Nuova ricetta. Facciamo il gratuè di patate sano. Allora, gli ingredienti sono patate quanto bastano, formaggio che si scioglie, questo qua, io ho preso questo bel paese a fette, ma potete prendere formaggio che preferite. Ne ho presi due inquadrature pessime. Poi il sale, gli spinaci che dopo vi farò vedere perché si stanno cuocendo. Allora, per prima cosa dovete tagliare le patate praticamente così, rotonde, perché poi lo mettiamo su tipo la pedofora. E io ho messo ovviamente l'olio che vedete, l'ho messo un po' troppo. Poi ho messo le patate così, perché dobbiamo fare a strati, come se state facendo un tiramisù, lo fate a strati. Per cui mettiamo le patate così con il sale sopra. Così almeno tutte le volte che facciamo gli strati mettiamo sempre il sale. Dopo aver fatto questo procedimento mettiamo gli spinaci su tutta la pedofila. Oh mio Dio, però. Poi mettiamo questo, che il formaggio. E come lo prendete, cioè quello che preferite voi, e basta. Andiamo avanti così a fare il nostro strato. E ovviamente ci serve anche il pangrattato, perché sopra alla fine mettiamo anche il pangrattato, il parmigiano. Non so oggi cosa, ma vabbè. E comunque vi faccio vedere adesso. Così almeno fa la crosticina. Questo è il risultato. Lo mettiamo in forno, 45 minuti il tempo che si cuoce, ovviamente le patate, ed è pronto. Prima, mamma mia, guarda, guarda che capelli, mamma mia,
Ok. C'è il prima e il dopo. Volevo farvi vedere i miei regali di compleanno, perché cioè, sono passati, diciamo, ormai quasi 2 mesi, no? E non li ho fatti vedere. Volevo fare il vlog invece di fare il video separato con i miei regali di compleanno, dato che sono pochi e la maggior parte mi hanno regalato solo soldi, per fortuna. Allora ho detto faccio un vlog e nel vlog faccio vedere i miei regali di compleanno. Volevo farlo verso febbraio, poi dopo è successo tutta sta cosa. Alla fine ho fatto altri video e non sono riuscita poi a fare il vlog. Comunque, vi faccio vedere cosa mi hanno regalato, così almeno lo metto in questo vlog di stare a casa, che non sappiamo mai cosa fare. Allora, in questo pacchetto, che mi hanno dato il pacchetto di Natale, non so perché, però vabbè. Allora, il mio compleanno è stato il 31 di gennaio, per chi ovviamente non sa quando faccio gli anni e ovviamente non mi segue, non è iscritto al canale, ma guarda i miei video. Detto questo, vi faccio vedere. Allora, mi hanno regalato questi, che sono praticamente quelli per fare i muffin. Questi qua. Fatti così. Non so quanti sono. Comunque sono questi. A me piace, diciamo, fare i dolci e ovviamente questo dolce qua lo voglio sperimentare, per cui se volete farò poi la ricetta, ve la metterò tra 2 mesi, però, perché sperando che passa tutta sta cosa. Poi mi hanno regalato questo portamonete rosa, che bello spazioso. Questo qua. Fatto così. Poi qua c'è il bigliettino. Poi vi faccio vedere questo. Mi hanno regalato questo qui. Non so se lo vedete. E voi dite, cos'è? È praticamente una asciugapiatti. L'asciugapiatti. Non mi viene il nome. Non mi viene il nome, come sempre. Comunque è fatto così. Si vede? Con scritto money money, vuol dire soldi soldi. E praticamente questo me l'hanno regalato perché, siccome io devo trasferirmi, compro una casa nuova, mi devo trasferire col mio ragazzo. Dato che è successo questa cosa del coronavirus, abbiamo dovuto, diciamo, bloccare tutto, no? E perché eravamo siamo in cerca di una casa, ma dato che questa cosa è successa, diciamo che abbiamo dovuto bloccare tutto, per cui siamo un po' fermi. Però poi vi farò vedere, vi spiegherò bene. Poi in questo sacchettino allora non mi ricordo, però dello Swarovski, se non mi sbaglio. È una spilla
Madonna, fatta così, bambolina, praticamente una spilla che si attacca nei vestiti o dove vuoi, ad esempio. Non so se si vede, ma si attacca nei vestiti o anche tipo nei maglioni per andare in giro in estate. E questa spilla qua dello Swarovski, che è molto molto carina, per cui mi hanno regalato questa qui. Poi il mio ragazzo mi ha regalato i fiori, un mazzo di fiori con 10 rose, 11. L'avete già visto nei video, nel videovlog, per cui se non l'avete visto andatelo a vedere. È inutile che sto a mettere le foto, eccetera. Andatelo a vedere. E poi mi ha regalato insieme questo pupazzetto qui con la rosa. È morbidissimo. È troppo carino. Fatto così. Per cui il mio ragazzo mi ha regalato quello, poi vabbè mi ha regalato altre cose, però le altre cose mi ha regalato ovviamente le ho fatte vedere nel vlog, per cui dovete andare a vedere il vlog se volete sapere. Poi in questo qui dentro c'è questo bellissimo, che se non sbaglio scade il 5 di maggio. Questo qui è troppo bello. Adesso lo apro perché voglio mangiarlo e non vedo l'ora di mangiarlo. Comunque, questo qui. Della Linder con questo cappello morbido. È morbidissimo, cioè. No, vabbè, è bellissimo. Sono 200 grammi. E ovviamente scade a maggio e lo voglio mangiare tutto perché è buonissimo. Non so perché, ma c'era questo cappellino, ma è troppo bello perché è morbidissimo il cappellino. Poi io faccio la collezione dei cappellini così, è troppo bello. Però io lo tolgo e questo poi me lo mangio, per cui mi mangerò il cioccolatino. Io adoro cioccolato. E niente, questi sono stati i regali di Natale. Ovviamente avendo ricevuto più soldi che più regali, cioè, è inutile fare un video con pochissimi regali, per cui ho deciso di fare così. E niente, questo volevo solo farvi vedere. Ah, adesso cos'ho lì? Boh, vabbè, niente. Detto questo, ci vediamo dopo. Continuo il vlog.